Per questa 18ª edizione oltre 150 i partenti. Al via 37 vetture della categoria WSOS, 16 del trofeo Minicar 700, 17 vetture storiche, 12 lupo del trofeo Marangoni, infine 83 vetture del gruppo nazionale. In quest'ultimo raggruppamento 21 sport prototipo suddivise tra CN1, 2, 3 e 4 e ciliegina sulla torta anche 12 vetture della categoria E1 Italia. Per quanto riguarda le note della gara, diversi erano alla vigilia i motivi che rendevano la corsa interessante nelle aspettative di tutti. Diversi motivi che l'hanno poi realmente resa più interessante nei risultati finali. Soprattutto in proiezione classifica assoluta CVM, dove in testa, dopo la Trento Bondone, nella categoria prototipi era insediato il toscano Simone Fagioli con 90 punti a valle di una stagione piena di risultati assai sofferti e contraddittori, con qualche toccata e scodata di troppo. Ad ogni buon conto, alla fine della prima manche di prova, poi rimasta unica disputata delle due possibili stante la pioggia caduta in zona dopo la partenza di una decina di macchine, il miglior tempo l'ha stabilito proprio Fagioli con l'Osella P21 Honda gommata Marangoni, 5 primi 21 secondi 85 centesimi il suo crono. Alle sue spalle giungeva Fabrizio Fattorini su identica vettura, staccato di 4 secondi e 15 centesimi. Terzo, un ottimo Carmelo Scaramozzino su Breda CN4 con 5 primi 32 secondi e 72 centesimi. Sensibilmente più lontani tutti gli altri alla guida di vetture da mettere ancora a punto nell'assetto e nei rapporti al cambio. Al via anche Rosaria Quinto con la picchia al CN2 Honda, alla ricerca di prestazioni con una vettura rivelatasi nel corso della stagione più difficile del previsto nello sviluppo. Tant'è che nelle prove di questa corsa è stato costretto ad una toccata che poi l'avrebbe costretto al ritiro per la gara dell'indomani. Altro incidente spettacolare, per fortuna risoltosi al meglio, quello capitato a Marco Gramenzi, da tutto aspettato sul percorso con la sua Viper, una vettura davvero notevole per prestazione, imponenza e potenze erogate. Vuole dire in breve cosa è successo? Sì, penso a circa un chilometro dalla partenza, in una S, percorrendo una curva sinistra, la macchina, probabilmente per un guaio meccanico, non ha risentito più della sterzata ed è partita per la tangente e quindi sono salito sopra una collinetta. Abbiamo visto il camera gara, un pochino impressionante per la verità. Sì, infatti diciamo è andata bene. È andata bene, la macchina è molto robusta, chiaramente i danni ci sono stati, però sicuramente grazie alla robustezza i danni non sono a livello di struttura. Allora vogliamo dire che i ragazzi stanno lavorando, sicuramente recupereremo per la corsa. Io lo spero, stiamo facendo tutti il massimo, perché pensi che dei ricambi non li abbiamo qui, sono a Novara, già è partita una macchina che sta andando a Novara e deve rientrare per domani mattina. Quindi una corsa diciamo extra. Una corsa nella corsa. Da segnalare nelle stesse prove di sabato il 6 primi 53 secondi 89 centesimi, quale miglior tempo di Gianni Vittorio su Porsche Carrera nel raggruppamento delle storiche, 6 primi 55 secondi 59 centesimi, miglior tempo stabilito nelle minicar da Pietro Napoletano, infine 6 primi 19 secondi 88 centesimi, miglior tempo delle WSOS realizzato da Agostino Lembo su Symbol Alfa Romeo C3. Nella categoria nazionale da segnalare l'ottima prova con la Mitsubishi Evo Gruppo A di Rudy Bicciato, che ha totalizzato 6 primi 7 secondi e 70 centesimi. Poi il tempo di 6 primi 7 secondi e 98 centesimi realizzato da Roland Florian con la BMW nel gruppo N oltre 3000. Quindi le prestazioni di Roberto Spadafora giunto al valico di Montescuro con la sua 1600 Peugeot Gruppo A in 6 primi 8 secondi e 62 centesimi. Finite le prove anzitempo, come già detto, per l'imperversare di una persona battutasi sul percorso di gara, tutti a caso in officina per preparare l'indomani sperando nel buon tempo. Ci piace ricordare che la stessa sera di sabato la troupe di Sudigiri è stata calorosamente invitata a cena da Leo Isolani e Emanuela Mascoli nell'ospitality ferrarista del team Rubicone Corse. La circostanza è stata utile sia per discutere di collaborazione futura, sia per festeggiare il compleanno di un componente del team, sia infine per rivisitare con il team stesso la registrazione della puntata che aveva visto Leo e Manuela ospiti in studio. A detta di tutti, Sudigiri una trasmissione che dovrebbe coprire l'intero territorio nazionale. La cosa non è detto che non si realizzi davvero, con buona pace dei nostri detrattori, soprattutto quelli catanzaresi.
Domenica 1 agosto, alla presenza di un folto pubblico e il bel tempo ha consentito la disputa di un'adeguata contesa tra i pretendenti ai titoli del CVM. Nell'ordine sono partite prima le storiche, poi le minicar, quindi le WSOS, il gruppo nazionale, il trofeo Marangoni, infine la E1 Italia e quindi le Sport Prototipo. A proposito, considerando la suddivisione in classi e gruppi di ogni categoria, c'è da rilevare che oggi come oggi negli elenchi degli iscritti vi è una tale marea di classi, gruppi e categorie distinte fra di loro che mentre da un verso fanno impazzire gli organizzatori per la realizzazione delle targhette da affiggere alle coppe, da cui le solite confusioni finali durante le premiazioni, da altro verso, soprattutto per i non addetti ai lavori, rendono davvero complicata la comprensione della competizione e delle classifiche, tra le quali solo quella assoluta, alla fine, dà senso e dimensione di ciò che è successo, del valore dei piloti e del livello delle prestazioni, quindi della sostanziale differenza tecnica delle macchine. Sul traguardo di Montescuro questi i risultati. Nel raggruppamento delle storiche su tutti si imponeva Giovanni Filippone su Porsche, mentre nelle minicar Pietro Napoletano prevaleva su Ferragni. Nelle WSOS vittoria di Agostino Lembo su Giuseppe Magdaloni. Nella gara nazionale in gruppo N vittoria di Gianluca Rodinò nella 1004, Luigi Pedretti nella 1006, Michele Calabretto nella 2000 e Eugenio Molinaro nella oltre 3000. In gruppo A vittoria di Ninni Fossato nella 1004, Roberto Spadafora nella 1006, Filippo Marozzi nella 2000, Rudy Bicciato nella oltre 3000. Nella E1 Italia vinceva Fulvio Giuliani davanti a Di Giuseppe, Gramenzo, Pier Domenico e Solani costretti in gara alla rottura del cane. Giuliani, è veramente una cosa eccezionale vedere la sua Delta Proto. Quanti cavalli intanto? Sono salito qua, sono a 600 cavalli. Ma no, così tanti, diciamo. Ma sì, ci sono anche dei somari sopra che guidano la macchina. Grande tempo comunque. Sì, mi sono sentito bene sul percorso, probabilmente avevo già trovato l'assetto giusto già ieri e già senza spingere troppo, ieri ho già avuto fuori un bel tempo. Se andava come ieri sapevo di abbassare, cioè mi ero imposto di abbassare il tempo perché con questi personaggi qua. Sì, non le perdonano niente. Niente, cioè non ti puoi permettere oltretutto. Però lei ogni tanto li castiga, Sì, l'anno scorso sono stato castigato da Marco Gramenzi con l'Alfa di 3-4 decimi, fu una bellissima battaglia e quest'anno insomma ho dovuto rendere la pariglia, via, un anno per uno. Ok, complimenti dal pubblico calabrese per le sue prestazioni alla Sina. Grazie, un ottimo pubblico sempre, bello e piacevole essere con me. Grazie. Allora Marco, una corsa così dopo le riparazioni notturne, dici quello che vuoi sulla gara. Sì, è stata un'esperienza abbastanza intensa perché volare lì contro la collinetta, arrampicarci di sopra per probabilmente una rottura di un ammortizzatore che mi ha procurato appunto un guasto che non permetteva alla macchina di girare come volevo. E poi c'è stata una prova di carattere di tutto il team perché i danni erano rilevanti, non avevamo con noi tutti i ricambi, per cui i ricambi erano a Novara, alla Racing Box, e siamo andati a prendere i ricambi a Novara e siamo tornati qui. Ecco, l'avevi già detto nell'altra intervista, siete andati e ritornati? Sì, in pratica. Ma via mare, via aereo? No, è via autostrada con l'esodo in corso anche, quindi con tutti i problemi. C'è stata una determinazione da parte di tutti. Io vorrei ringraziare tutto il mio team, i meccanici, gli amici che hanno fatto la staffetta, perché un viaggio di oltre 2000 km non era possibile se non si organizzava. Quindi più persone. Sì, si faceva appunto a tratti di 500 km, 700 ognuno, e i pezzi sono arrivati qui stamattina. La macchina nel frattempo era stata smontata e rimontata mezz'ora prima. Un miracolo. Sì, veramente un miracolo di volontà più che altro. Ma ne è valsa la pena poi alla fine? Cioè, che cosa muove? Considerando che tu eri certo che il risultato poi alla fine forse nemmeno l'avresti potuto tentare. Sì, e qui è così, muove probabilmente il sentimento che fa salire un pilota con enormi sacrifici logistici, forse economici, familiari, di impegno professionale e la passione. Di Giuseppe, 155, un altro mostro meraviglioso con precedenti illustri, la macchina.
di Giuseppe la guida come una molla, dicono le persone. Ti accontenti del risultato di Giuseppe? Sì, mi va benissimo, contavo su questo risultato, non ero determinato sufficientemente a conseguire la vittoria, proprio perché ho corso al 95% a causa del fatto che ancora non riesco a familiarizzare con questo percorso e volutamente ci ho lasciato un 5% di sicurezza. E il risultato non va bene così, non so se sarei riuscito a fare il tempo di tempone che ha fatto Fulvio Giuliani. Onore al merito, lui ha vinto, io dietro, secondo, mi sta bene. Pietro Paolo Angotti, una vecchia conoscenza nostra personale, del pubblico calabrese, delle corse, un piede pesante, corre part time con una Lotus Elise. Insomma, tu le tue cose le fai sempre con questa macchinina, eh? Zitto, zitto. Insomma, è divertente, una macchina che, diciamo, ti dà delle soddisfazioni in gare particolari come questa, dove magari la maneggevolezza, il passo corto, ti dà, anche se hai pochi cavalli, ti fa difendere da mostri come hai detto prima, e quindi ti dà delle soddisfazioni. L'ennesimo divertimento di Pietro Paolo Angotta, la SIL. Sì, abbastanza, mi sono molto divertito.